Allora, prima di iniziare la storia della mia vocazione, mi sembra opportuno presentarmi. Mi chiamo Rocco, ho 24 anni e sono studente di teologia presso il Seminario Pontificio Teologico San Pio X di Catanzaro. Ho conosciuto Cristo all'età di 15 anni grazie alla guida di un ottimo sacerdote che attualmente si trova nelle mani di Dio. Poi, per motivi di salute, purtroppo non mi ha potuto più guidare, per cui ho lasciato in un certo senso la direzione spirituale. Allora, senza dire niente, cioè, mi sono conformato in un certo senso al mio parroco attuale. Senza dire niente perché fino a quando non sono entrato nel seminario minore, a lui non avevo mai detto niente della mia vocazione. Solo allora, quando ho deciso di entrare nel seminario, gli ho spiegato il motivo, lui mi ha mandato in seminario tranquillo, senza motivi. In seminario ho avuto anche una buona direzione spirituale, grazie ad alcuni sacerdoti che si prendevano cura, no? Delle anime. Si prendevano cura delle vocazioni di ognuno di noi. Però dopo un anno mi sono accorto che maturare dentro un seminario minore era una cosa opportuna, però nello stesso tempo non era opportuno, perché a mio parere un ragazzo a quell'età ha bisogno di crescere fuori, no? Ha bisogno di crescere nell'ambiente che lo circonda, con gli amici della sua stessa età, frequentando avvenimenti belli, scoprendo in un certo senso da solo qual è la volontà di Dio dentro di sé. Per questo motivo sono uscito dal seminario subito dopo la licenza media, e ho iniziato il ciclo delle scuole superiori all'esterno del seminario. Infatti, essendo esterno dal seminario, io mi trovavo bene non solo spiritualmente, ma anche nella società, perché avevo l'opportunità ogni giorno di conoscere gente nuova, ragazzi della mia età nuovi. Ognuno di loro aveva una storia diversa da raccontare, in ognuno di loro c'era un progetto di Dio diverso. Ed ecco dove ho scoperto realmente la mia vocazione, perché attraverso le loro esperienze, attraverso le loro testimonianze, no, di vita vissuta, mi sono reso conto che alcuni stili di vita non andavano per me, non li gustavo proprio, ma non perché non mi piacevano, perché lì dentro di me c'era questa forza, c'era questa scintilla, no, che ogni giorno infiammava il mio cuore. Allora, subito dopo la licenza, subito dopo il diploma di maturità, ho deciso di entrare in seminario, frequentando l'anno di propedeutico, che sarebbe un anno di preparazione all'ingresso nel seminario teologico, soprattutto per quegli alunni, per quei ragazzi che hanno frequentato le scuole professionali come me, perché ero privo di nozioni di latino, di greco, di filosofia, ma ancora di più per maturare la mia vocazione, per scoprire ancora di più dentro di me, per scavare. Dopo quest'anno sono entrato a Catanzaro, dove mi trovo attualmente. Lì posso dire che siamo in 110, ognuno con storie diverse da raccontare, però il progetto che ci unisce è unico, quello di essere ministri di Cristo, no? Siamo in molti, però siamo comuni per il battesimo che ci unisce. Mi dimenticavo da dire che per un anno ho frequentato anche una comunità evangelica qui a Cariati, sempre andando alla scoperta di Dio, andando alla scoperta del suo volto. Grazie a Dio posso ripetere le parole del salmista: il Signore mio pastore, non manco di nulla, anche se dovrò camminare in una valle oscura non temerei alcun male.
E questo è vero perché alla fine di quell'anno ho scoperto che quello che stavo facendo era vano. Tutto c'era, ma non c'era la cosa principale, non c'era Cristo. Allora ho lasciato tutto e ho iniziato a frequentare la chiesa che mi ha battezzato, la chiesa che mi ha dato Cristo. Attualmente sto frequentando una comunità di gesuiti a Grottaglie, dove vengo guidato in modo particolare sulla direzione spirituale. Lì mi trovo abbastanza bene e grazie al loro aiuto sto scoprendo sempre di più la mia vocazione, i parametri della mia vocazione, quello che Dio vuole realmente da me. Vivendo così una vita normale, Dio ogni giorno si manifesta, ogni giorno mi dà dei segnali, no? Mi dà la certezza che Lui c'è, anche negli avvenimenti più brutti della mia vita. Lui è sempre presente, no? E perciò posso ripetere le parole di Paolo quando dice che quello che conta in me, nella mia vita, è Cristo, tutto il resto è spazzatura.